Lei ha parlato di un internet che deve essere inclusivo, aperto e verde. Ecco, che cosa possiamo fare concretamente noi adesso per ottenere un internet di questo tipo? Partecipare a questo grande dibattito europeo su quali sono le cose che vogliamo per l'internet del futuro, quali sono le tecnologie, qual è il contributo che le comunità vogliono dare a questo internet. Come ho detto, abbiamo organizzato una grande ricerca su quello che gli cittadini si aspettano da internet. Il secondo passo è, da questi temi che emergeranno, poi cominciare a lavorare tutti insieme. E ovviamente la Fondazione Bruno Kessler è in prima fila in questo. Prego. Questo è una parte della restituzione al nostro territorio, una responsabilità sociale che come Fondazione Bruno Kessler abbiamo. Ma vorrei aggiungere qualcosa in più, che ogni anno cerchiamo un argomento che sia di grande attualità, quindi che sia un argomento da cui sul quale abbiamo lavorato dal punto di vista scientifico, dal punto di vista delle nostre ricerche, ma che anche può essere comunicato ai cittadini, comunicato alla comunità. E quest'anno questa scelta dell'internet e degli umani mi sembra che sia particolarmente in questa direzione. Affrontiamo quotidianamente questo tema importante di come internet sta cambiando la nostra vita, di quelli che sono i problemi sociali che potrebbero derivare da un'accelerazione di internet nel nostro vivere quotidiano. Ma nello stesso tempo abbiamo queste grandi opportunità, pensiamo alla medicina di precisione, pensiamo all'educazione, pensiamo ai nuovi modelli di fabbrica. Pertanto, ancora una volta, credo che la Fondazione Bruno Kessler abbia guardato lontano con i suoi investimenti, con la sua ricerca, con i suoi ricercatori, ma nello stesso tempo ha dato un contributo allo sviluppo del vivere quotidiano.